Un saluto da Dottor Palmas, vi mostro un altro caso risolto col nostro sistema denti fissi senza osso, una riabilitazione completa della bocca di un giovane paziente che aveva perduto la gioia di vivere, di sorridere. Immagina quello che era l'impatto a livello sociale per questa persona di presentarsi con questo sorriso. Qua vedi le fotografie laterali del sorriso, vedi che è completamente compromesso dal punto di vista non solo estetico, ma anche masticatorio. I denti sono andati perduti a causa di una parodontite. Questa era in stadio terminale. I denti posteriori non sono più presenti e all'esame radiografico si vede che i seni mascellari erano estremamente espansi, non c'era più osso nella premaxilla, la parte anteriore sotto al naso, e nelle zone posteriori l'unica ultima chance che rimaneva era quello di utilizzare degli impianti speciali, degli impianti basali che si utilizzano in situazioni in cui non c'è più osso. Questa è la situazione dell'interno della bocca, disastrosa, vedi tutta la placca attaccata sulle radici che soffrono di parodontite, non poteva più masticare, non poteva più relazionarsi. E questo è il risultato che abbiamo ottenuto già con le arcate provvisorie dopo l'intervento. Queste sono le fotografie laterali, questi sono i provvisori, ancora non avevamo caricato qua i molari perché abbiamo dovuto aspettare che gli impianti dentali andassero a terminare la loro osteointegrazione. Questa è la radiografia dopo l'intervento con le protesi definitive. Abbiamo posizionato due impianti zigomatici, questi più lunghi che vedi nella zona posteriore in alto. Questi impianti speciali ci permettono di dare sostegno nella zona posteriore alla mascella. Nella parte anteriore abbiamo optato per tre impianti dentali, nell'arcata inferiore abbiamo posizionato sei impianti dentali convenzionali. Questo è un grafico tridimensionale che ti mostra gli impianti zigomatici che sono stati usati in questo caso. Gli impianti zigomatici che uniti a degli impianti convenzionali nella parte anteriore ci permettono di ridare stabilità alla arcata dentale che dovrà andare a masticare. Queste sono invece le radiografie prima e dopo. Vedi sulla sinistra tutti i denti in espulsione, sulla destra vedi invece gli impianti dentali inseriti, compresi anche gli impianti zigomatici. Quello che siamo riusciti a fare è quindi riposizionare il sorriso nel display tra labbro superiore e labbro inferiore, bianchi, naturali, molto simili a dei denti reali. Abbiamo dovuto anche simulare la gengiva artificiale. Se non avessimo simulato la gengiva artificiale, non avremmo potuto portare i denti nel display del sorriso. Questo è un errore che fanno molte equipe che operano questi casi, ovvero non simulano la gengiva. Il risultato è che i denti vanno sotto al labbro superiore, quando sorride il paziente non si vedono. E l'altro effetto, se non si simula la gengiva e si vogliono invece portare i denti a livello del display del sorriso, è quello di ottenere dei denti troppo lunghi e strani da vedere. Queste sono le due fotografie che mostrano l'estetica, lateralmente. Vedi come sono naturali, vedi come il canino è lanceolato. E questa è la fotografia centrale che ti mostra la dominanza degli incisivi centrali, dei denti molto mascolini, in accordo con le forme del viso e che quindi danno questo aspetto naturale al sorriso. Questo è il prima e il dopo di un risultato spettacolare di un paziente che può tornare a mangiare, a sorridere, a cui molte equipe avevano detto precedentemente che sarebbe stato molto difficile o quasi impossibile andare a rimettere i denti fissi. Noi ce l'abbiamo fatta e ti ho mostrato come. Un saluto.